Can you feel it? Now it's coming back. Amici di Trialario, a tutti il più cordiale saluto. Siamo a settembre, una splendida giornata per il ritorno dell'appuntamento in Valtellina, con le presenze che sono purtroppo scese a quota 76, ma comunque l'abilità degli organizzatori ha portato sicuramente a portare delle belle prove, e per i piloti è stata sicuramente una bella festa. Questa sera saremo in tre a condurre questo appuntamento con la new ente che si chiama Augusto Bartesaghi, che non ha certo bisogno di presentazione, oltre alla voce nota e sempre più frequente di Luigi Schiavi. Buonasera a entrambi. Allora ragazzi, voi avete vissuto in prima persona questo evento, cominciamo con Luigi Schiavi. Tutto bene, quel che finisce bene, perché tutto sommato anche Giove e Pluvio vi hanno dato una mano. Sì, per l'ennesima volta direi che abbiamo tracciato una gara in cui si prevedeva acqua e in realtà è stata una bellissima giornata di sole, quindi abbiamo sempre, fortunatamente quest'anno ho sempre avuto gare che sono andate al contrario con le previsioni, fortunatamente, visto che è stato un anno molto piovoso. Anche qui una gara che alla fine si è rivelata asciutta e addirittura più facile di quello che era nelle previsioni degli organizzatori, anche se però non parliamo affatto di una gara facile. In merito a quello che dicevi tu delle presenze, sì, è vero, un calo, ma il calo è sempre fisiologico, insomma all'inizio dell'anno c'è grande entusiasmo, tutti partecipano eccetera, poi chiaramente tra gli impegni e qualcuno che si perde per strada è inevitabile. Ricordiamo, abbiamo una media, e ormai siamo alla sesta gara compiuta, di oltre 86 piloti, per cui caspita, oltre 120 gli iscritti a questo trofeo. Abbiamo avuto anche moltissimi piloti alla trasferta veronese, e quindi direi per questa gara, che era la prima dopo la pausa estiva, 74 partecipanti, direi che è un numero notevole. E soprattutto, e concludo, visto che le previsioni davano una giornata assolutamente non bella. Tradizionalmente la Valtellina è una delle aree geografiche lombarde dove il trial viene praticato di più, e quindi entro in un discorso tecnico proprio con Augusto, che sicuramente ha visionato prima dell'evento il percorso. Come avete tracciato queste zone, volutamente consapevoli di trovare anche la possibilità di una brutta giornata, oppure eravate consapevoli che bisognava tracciare un percorso prevalentemente sul sasso? Per noi è stato un problema tracciare, visto che ci trovavamo anche in un ambiente nuovo rispetto agli altri anni, dove avevamo tutt'altra zona. Quest'anno il comune ci ha dato questa direttiva di stare in questa zona, perciò abbiamo dovuto un po' cercare di immaginare come l'eventuale passaggio delle moto cosa avrebbe fatto poi affiorare dal terreno, perché pensavamo ad esempio nella zona del sottobosco che uscissero un sacco di radici, invece non ne è uscita una, mentre su altre dove c'erano passaggi di sassi in realtà su quelle 3-4 radici ostiche che hanno purtroppo penalizzato parecchio. Ecco, senti, solitamente nel corso del primo giro i piloti, o al termine del primo giro, i piloti lamentano spesso le grosse difficoltà che poi a lungo andare chiaramente sfumano, svaniscono con i punteggi che ovviamente diminuiscono. Anche in questo caso è stato così? Sì, c'è stato proprio un... diciamo che all'inizio vedevo gli sguardi un po' spaventati dei piloti, poi dopo però loro stessi mi hanno proprio confermato che le zone si erano poi lisciate, pulite, come si dice in gergo, e le penalità si sono poi abbassate, anche se pensavamo che arrivasse l'acqua da metà del, diciamo, da metà del secondo, se non terzo giro. Luigi, ormai è diventato d'obbligo in ogni appuntamento di Trialario inserire una prova spettacolo che viene chiamata prova indoor, poiché viene tracciata in una zona raggiungibilissima, magari in centro, dove si propone i passaggi acrobatici e allo stesso tempo nelle vicinanze c'è sempre un servizio.
Sì, esatto, la zona indoor ormai ci viene spesso richiesta dagli organizzatori stessi della gara o addirittura dalle amministrazioni comunali, perché questa zona indoor viene messa in prossimità della partenza e, come dicevi tu, dove poi c'è magari il ristoro, eccetera. La zona indoor è sempre molto dibattuta tra i piloti, c'è chi la ama e chi magari la ama meno, perché fa sempre un po' più paura, nel senso che magari c'è sempre qualche spigolo vivo, anche se poi in realtà l'aderenza, soprattutto sull'asciutto, è sempre al top. Diciamo che sicuramente è una zona che al trial fa guadagnare in termini di immagine, troviamo sempre tanto pubblico e anche chi magari è seduto ai tavoli del bar o del ristorante sulla piazza è molto attratto da questa cosa e magari si avvicina lì a uno sport che magari conosceva solo per sentito dire o che magari aveva visto in televisione con altri risultati. Insomma, essere sul posto e toccare con mano e vedere esattamente che cosa succede può essere di stimolo. Io ricordo che personalmente ho cominciato a fare trial a livello agonistico, parliamo ormai non diciamo di quanti anni fa, proprio vedendo una gara e mi sono reso conto che, insomma, essendo lì presente, poi non era così difficile, insomma, mentre io fino a quel momento che praticavo il trial con gli amici facendo più che altro motoalpinismo avevo sempre pensato che le gare fossero cose per i campioni, perché ero abituato a vedere appunto in televisione, oppure andare a vedere in televisione poco per la verità i tempi, ma andando a vedere le gare, ai tempi c'erano i campionati italiani che venivano fatti qui in Valtellina o comunque nella zona lecchese, e indubbiamente quelli erano dei mostri, non si poteva minimamente pensare di avvicinarsi a quei livelli, e mentre invece toccando con mano una gara di campionati promozionali dell'epoca, insomma, è stato molto facile poi dire beh, allora lo faccio anch'io. Torniamo un passo indietro a quello che è il discorso del trial indoor o della prova indoor. Subito è stata accettata dal gruppo organizzatore, cioè quindi dal vostro quartetto di fondatori negli 11 anni di questo appuntamento trialario, oppure qualcuno era contrario perché era più un'esibizione da circo? No, direi che l'unica problematica della zona indoor è che richiede moltissimo lavoro per essere allestita. Ci sono i ragazzi che organizzano le gare che spesso e volentieri partono già 2 settimane prima e magari anche più tempo ancora, perché bisogna procurare il materiale, bisogna organizzare la gru che lo trasporta, il camion e tutte queste cose qui, per cui la zona indoor sicuramente rende molto ma è molto faticosa da preparare, impegna molte risorse. Augusto, brevissimo, ci vuole sempre una prova indoor oppure si possono fare gare senza questo spettacolo tra virgolette artificiale? Si possono fare anche senza, però è quel ciliegina, la ciliegina sulla torta che via. Può, ecco, diciamo, aiutare la manifestazione. Luigi, velocissimo anche con te, anche nelle prossime gare, praticamente ne mancano ancora 2 alla chiusura del campionato, metterete queste prove artificiali oppure qualcuna ci sarà la sorpresa? No, beh, sicuramente alla prossima gara ci sarà una zona indoor finale. Ma le zone al primo momento sembravano più difficili, invece sono belle zone, un po' faciline magari farle un po' più contorte. No, sono molto contento, il grosso lavoro l'hanno fatto i ragazzi del team, la famiglia Zalini, diciamo. Eravamo in 5 ieri a tracciare, sono stati bravissimi, hanno voluto tirare fuori delle zone nuove. Avevamo un po' di paura che venissero fuori un po' troppe radici. Per alcune categorie le zone sono state un pochino più facili del previsto, ma nemmeno troppo, perché se si tolgono i primi 5-6 di ogni categoria, gli altri piedi li hanno messi e come. E ho sentito che molte persone sono state contente, soprattutto da metà classifica, anche classifica bassa, quindi faccio anche i complimenti a Zalini e compagni e anche a Oberti che ci ha aiutato tantissimo nella tracciatura e nella parte di disboscamento. Da vecchio leone più 4 gare più vecchio. È andata benissimo. Sì, mi sono divertito, tutto sommato, ho mangiato un ottimo piatto di pizzoccheri durante il primo giro e poi la gara sono comunque riuscito a finire. Quali sono le novità rispetto agli altri anni, cioè i piloti in più e in meno, ma soprattutto che cosa c'è di nuovo in questo 2014?
E abbiamo visto che ci sono state ancora, come al solito, più o meno le solite riconferme come società che hanno dato una mano all'organizzazione, però ho visto che ci sono stati anche dei nuovi ingressi, cioè persone che si sono staccate da società, ne hanno create di nuove, e il bello è che hanno anche creato un loro abbigliamento con i loro sponsor. Credo che farò i verdi. Quindi il prossimo anno ci sarà il salto? Sì. Ti piacerebbe? Sì. Dovessi dare un consiglio a chi traccia le aree, cosa diresti? Direi di non fare le due zone attaccate una dopo l'altra, perché si creano colonne, non si sa dove parcheggiare le moto, quelle cose lì, ma sono dettagli. Luigi, chiaramente nell'organizzazione non siete mai soli, perché il trialario ovviamente viaggia con le spalle coperte. Beh certo, diciamo, a parte l'organizzazione che ormai è ben oliata, anche se poi costituita da pochi individui a voler ben vedere rispetto a tutto quello che ci gira attorno, e poi c'è tutto il discorso delle amministrazioni locali e di questi gruppi locali che si occupano di organizzare, diciamo così, a livello proprio logistico tutto quello che è la gara, quindi pulire le zone, preparare i tracciati, eccetera eccetera. La più difficile mi sembrava la zona 6. La zona 6 è molto difficile, tutte quante le ho trovate abbastanza tecniche, poi c'è un terreno molto viscide. La più semplice potrei dire la 1, però per i verdi penso che sia un livello giusto, almeno mi trovo un livello giusto, perché si può vedere anche dalla classifica, c'è parecchie differenze, quindi vuol dire che si può competere bene. Più facile è questa, la zona 8, l'indoor. La più difficile penso la 3. Che c'è una rampa molto viscida, anche la discesa era bella viscida. Soddisfatto? Sì, bella però la gara, belle toste le zone. Ascolta, e secondo te oggi i verdi sono stati particolarmente pestati? Sì. Dei blu? No, alcuni passaggi. I blu hanno magari ostacoli più alti, però non fai magari qualche curva sul viscido così, però erano belle incazzate. Delle gare fino adesso fatte, qual è quella che ti è piaciuta di più? Quella Resinelli, però anche questa. Questa è bella. Vediamo i risultati di questo sesto appuntamento di Trialario 2014 con la gara di Buglio in Monte, che riconferma ovviamente i soliti noti. Infatti nella categoria dilettanti il successo è andato questa volta a Giuseppe Noris. Per quanto riguarda la categoria degli amatori, la vittoria è stata per Alessandro Azzalini, mentre nella expert ancora una vittoria, ed è la sesta consecutiva, per Valerio Dino Codega. La presenza di Riccardo Cattaneo per quanto riguarda la Pro l'ha portato ad essere il vincitore di categoria. Tra le squadre continua lo strapotere della scuderia bassa Valtellina Trial Team, con il quartetto formato da Quistapace, Codeco, Gusmeroli e Giannoni. E allora a questo punto chiaramente mi rivolgo a Schiavi, a Luigi. Mi sembra che i soliti noti sono sempre lì a lottare. Gli altri come la prendono le presenze di piloti così forti? Allora, sì, è vero, abbiamo dei piloti che sono saldamente sul primo gradino del podio, almeno quando sono presenti. Sappiamo tutti che nel trial, insomma, i valori in campo vengono per lo più rispettati, e quindi è difficile, tranne magari in gare molto particolari, che ci sia uno sconvolgimento di classifica sostanziale. Questo però fa parte del gioco, e per quello che ci riguarda noi abbiamo sempre cercato di far sentire protagonisti tutti i piloti indipendentemente dal loro livello di classifica, e credo che questa sia stata veramente l'arma vincente del team Mille Piedi all'inizio e del trofeo Trialario successivamente. È stata bella, impegnativa, mi aspettavo più zone scivolose, ma meglio così alla fine, tutto sommato. Non ho niente di cui lamentarmi, sono contento di come è andata la gara, e anche vanno così anche le altre. Bene, adesso ti faccio una domanda un po' retorica.
perché so che il tuo gruppo di ragazzi veronesi, a cui tu fai parte magari da solo qualche anno, appunto da quasi dalla prima edizione del Trialario, venite sempre insomma da Verona e vi accollate queste trasferte lunghe. Allora ti voglio fare questa domanda: vale la pena fare queste trasferte per partecipare a queste gare di Trialario? Allora, poco ma sicuro. E allora a questo punto cominciamo a guardare ancora più avanti verso la data del 28 settembre con il settimo appuntamento, ma per quanto riguarda la località, Luigi, c'è una novità: non più Lanzo di Intelvi ma Peglio di Intelvi. Esatto, Peglio Intelvi, località molto vicina ma completamente nuova, sarà nuova sia a livello di logistica che di zone. Augusto, tu che hai già visionato, vuoi dire qualcosa di particolare? Sì, area completamente nuova, terreni nuovi, molto vari, sassosi, sottobosco e un po' di torrente. Bene, ciao a tutti, ci vediamo a Peglio.